Le parole che diciamo con la bocca sono accompagnate dal gesto di battersi il petto. Facciamo così, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, non di altri. Capita spesso, infatti, che per paura o vergogna puntiamo il dito per accusare altri. Costa ammettere di essere colpevoli, ma ci fa bene confessarlo con sincerità, ma confessare i propri peccati. Io ricordo un aneddoto che raccontava un vecchio missionario di una donna che è andata a confessarsi e incominciò a dire gli sbagli del marito. Poi è passata a raccontare gli sbagli della suocera e poi i peccati dei vicini. A un certo punto il confessore le ha detto: ma signora, mi dica, ha finito? No, sì, ho detto. Benissimo, lei ha finito con i peccati degli altri, adesso incomincia a dire i suoi, i propri peccati.